Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Fishing North Atlantic. È da veramente un botto di tempo che non porto un video su YouTube e in live. Difatti in questo momento mi trovo in live, come potete notare anche sopra di me che c'è la chat. Vi invito a passare a trovarmi in live tutti i giorni tranne lunedì su Twitch nel pomeriggio, link in descrizione. Allora, era da tanto tempo che vi stavo a dire che non portavo questo gioco e oggi siamo qua. Andiamo avanti ancora una volta con questa barca. Se già nell'ultimo gameplay ricordo che l'ho scassata la barca. Ecco, figuratevi oggi che non ci gioco da una vita, quindi mi sa che scasseremo di nuovo la barca. Con buona probabilità, perché non mi ricordo proprio i comandi, quindi chissà come va a finire. Boh, ma ci proviamo, ci riproviamo. Anzi, a dire la verità, non mi ricordo neanche. Ah, ok. Stavo a dire, non mi ricordo neanche i comandi per. Non mi ricordo niente. Sono passate tipo 2-3 settimane dall'ultima volta. Innanzitutto usciamo di qua. Usciamo di qua pian pianino. Non beccare il murettino. Ok. Go. Pare che c'è qualcosa da ste parti. Quindi mo ci diamo un'occhiata. E dunque io mi segno adesso sta zona. Ok, allora vediamo un po' che dice il mio coso. Qua il mio cosino dice che c'è del pesce. Quindi mi sa che calamo la rete. Cala la sciabica. Ci mettiamo qualcuno che la cala. Pare proprio che c'è del pesce qua. Oh, facciamo salvapartita, raga, perché un motivo semplice c'è. Il motivo è semplice, non mi va di rompere di nuovo la barca. Quindi male che va posso ricaricare tipo, no? Se faccio il mega danno. Allora, pare che i pesci non mancano, quindi ci dobbiamo proprio spostare qua dietro. Mi ricordo che si faceva qua. E dunque, mo per calare il cosino, cala la sciabica, ok. E gli devo dire pilota automatico, due nodi, mi ricordo di questo. Ok, la barca si è messa in movimento. Allora, cala la sciabica. E mi pare che dovevo calare. Ok, dobbiamo prima fissare, poi tirare. Ok. Allora, dobbiamo calare fino a. Boh, 100 metri era. Ok, il problema è che stavolta, raga, facciamo una cosa. L'ultima volta ricordo che abbiamo rotto le funi. Le abbiamo rotte perché ci siamo spinti fino al 60% di carico. E poi però si è rotto tutto. Stavolta appena siamo sul 40% tiriamo su. Non importa, arrivati al 40% tiriamo su fino alla fine. Non mi va di rompere ancora una volta i cavi. Quindi stavolta tiriamo su fino alla fine. Evitiamo di fare il mega danno come l'ultima volta. Ci abbiamo i fari spenti qua. Accendiamo anche il riflettore, pure che non serve a granché. C'è un botto di pesce in sto posto. Io quasi quasi me lo segno pure. Segniamo sto posto, non lo so, ci metto qualsiasi cosa, poco importa. Siamo a 70 metri, dobbiamo spingerci fino a un centinaio di metri almeno. Comunque vi ricordo raga che sto registrando, eh? Sto registrando, quindi non mi chiedete saluti e non mi fate domande che non sono inerenti a questo gioco. Al momento almeno. Speriamo proprio di prendere tanti pesci, speriamo. Ma per me l'importante è non rompere le funi qua. Allora, siamo quasi a 100 metri. Vediamo. 100, adesso fissiamo quello di destra e tra un attimo fissiamo quello di sinistra e speriamo bene.
Per ora non stiamo caricando un bel niente. Abbiamo fissato, insomma, abbiamo smesso di calare le funi, quindi la rete. E adesso, beh, in teoria siamo qua. Vedete che qui comincia a dire che c'è del pesce. Se tutto va bene, tra un attimo iniziamo a caricare pesce. Tra un attimo inizieremo a caricare pesce. Vedete questa barra? Man mano che sta barra si riempie, caricheremo pesce. Ancora ce n'è poco. E qui si deve riempire. Questa è la capacità della... Questa è la capacità della rete. Se arriviamo all'80% si rompe, se superiamo l'80%. Quindi io appena arrivo al 40% circa smetto di caricare. Perché veramente se arriviamo all'80% buttiamo 100.000 euro di rete, non ci penso proprio. Comunque per ora sinceramente non saprei. Per ora non stiamo a beccare niente. Per ora non so neanche dove stiamo puntando. Forse devo andare sulla destra? Forse devo provare un pochino a deviare un po' più in qua, proviamo. Perché l'unica cosa che ancora non ho capito è come faccio a... Tipo in sta zona c'è tanto pesce, l'unica cosa che non ho capito è come faccio a puntare in questa zona. O in questa. È l'unica cosa che non ho capito. Proviamo un po' a girare. L'unica cosa che ancora non ho capito. Oh, stiamo caricando però. Stiamo caricando però. Aspetta, aspetta, aspetta che me ne sbatto. Appena passiamo il 40% io comincio a tirar su. A 40% tiro su. Ok, tira su. Tira su. Ok, cominciamo a tirar su. Non mi interessa, io adesso tiro su. Non voglio fare danni. Non voglio buttare 100.000 euro di rete. Ah, ma però aspetta, mo pare quasi che stiamo puntando nella zona giusta, ma non mi interessa. Non mi va di rischiare di rompere la rete. Adesso facciamo una bella cosa, fermiamo la barca. Fermiamo la barca. Tiriamo fino alla fine. E poi scarichiamo di nuovo. Quindi adesso tiriamo semplicemente su tutto il pesce. Tiriamolo su. Appena abbiamo la rete vuota, ricaliamo la rete. E andiamo avanti, fino a quando non facciamo il pieno nella stiva, perché tanto la stiva è bella capiente. Ok, ci siamo quasi. Dobbiamo quindi mettere sti tizi qua, no? Ah no, è giusto, mi sono dimenticato, vero? Schiaccio qua. Recupera sciabica. Vediamo. Sta funzionando? Sì. Bene. Abbiamo evitato di fare danni e abbiamo recuperato i pesci senza problemi. Nella stiva adesso abbiamo 22 tonnellate di pesce. Buono. Su 80 tonnellate ne abbiamo 22. Perfettissimo. Ora possiamo salvare la partita per sicurezza. Bene. Allora, di nuovo. Intanto dobbiamo mettere qualcuno a lavorare sto pesce. Perché giustamente lo dobbiamo mettere nella stiva sul serio. Quindi dobbiamo eviscerare il pesce, congelarlo, stoccarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cala sciabica di nuovo e riprendiamo a viaggiare con la barca. Ok, la barca quindi mo si rimette in movimento e stiamo di nuovo calando la sciabica. Ok, in questo modo evitiamo assolutamente di scassare qualcosa e in più peschiamo bene. In più così... Ma che fa quello? Ma aspetta, quel tizio lì è curioso, voglio andare a vederlo. Dove vai, cumpà? Ti scappa? Ti sei bloccato, eh? È andato a incastrare con l'amico suo.
Bene, bene, bene. Allora, ui, quanto pesce che c'è qua! Guardate qui quanto ce n'è! Siamo in una zona ricca! Ok, oh, cavolo! Guardate quanto pesce che c'è qua! Devo stare attentissimo, rischio di fare il mega danno qua. Mamma mia, qui posso fare il danno più assoluto. Qui non ci vuole niente a superare l'80%. Mi sa che appena cominciamo a caricare io faccio tira su. Meno male che abbiamo salvato. Guarda quanto pesce che c'è qui! È strapieno! Guarda, già stiamo caricando! Già stiamo caricando! Ma forse che abbiamo già finito di passare la parte. Mi sa che abbiamo già passato la parte bella abbondante, cavolo! L'abbiamo passata! La parte abbondante l'abbiamo passata. Proviamo a calare ancora un po'. Mamma mia, quanto ce n'era. Ok, ci siamo? 40%, tira su. Tira su. Bene, bene, tira su, tira su, tira su. Tira su, tira su. Dai, dai, speriamo che non arriviamo all'80% perché famo danno. Siamo al 60%, lo so che non lo vedete, ma vabbè, si vede. Siamo quasi al 60%, dai, dobbiamo evitare di superare l'80%. Sì, ma qui per caricare su ci vuole 3 ore, però. E porca miseria, tira su! E non tira! E qui famo danno, non tira! Limite di carico consigliato e non tira. Quando deve srotolare non srotola. Quando deve tirare non tira. Famo danni, scassiamo tutto. E qui scassiamo, qua scassiamo, questo non tira. Oh, dai. Ma ecco perché vi dicevo al 40% tiriamo su, perché sennò scassiamo la rete. Guardate, siamo vicinissimi al punto di rottura, ma ci siamo arrivati in tempo. Ci siamo arrivati in tempo. Meno male. Meno male. Veramente, uno appena arriva al 40% deve subito tirare su. Uguale, proprio, tira. Chi se ne frega di quanto è? Vai, tira. Tira su, alla grande. Alla grande. Quanto abbiamo fatto stavolta? Stavolta abbiamo fatto 35 tonnellate abbiamo fatto. Dai, buttiamole in rete ancora una volta e basta. Quindi pilota automatico attivato. Rimettiamo i tizi a calare la sciabica. Quindi srotola. Che cos'è? Modifiche i cavi. Che modifica, no? Ok, cala. Ma forse non c'è bisogno che ci mettiamo subito in movimento. Cominciamo a calare. Cominciamo a calare e poi. Tanto, di calare cala lo stesso. Allora, fissiamo le reti. E più o meno penso che dovremmo riuscire. Oh, se no, aspetta, le calo ancora un pochino. Però poco. 120 metri, basta e avanza. Ecco, ci siamo, stiamo caricando. Poco, ma stiamo caricando. Mi accontento, meglio piano che forte. Meglio caricare con calma che caricare tutto in una botta che poi finisce male. Allora, arrivati a 40%, io tiro su. Mi sa che ha smesso di caricare. No, sta caricando.
C'è poco pesce qui. Eccolo. Carica, 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 carica. Che il 40% l'abbiamo toccato. Non mi va di rischiare ovviamente, quindi va bene così. 40% va più che bene. Bene. Ok, spero che fammi il pieno più o meno con sto 40%. Vabbè, dai, buono. Non in... meglio 70 tonnellate e meglio 70, non 80, ma almeno le reti le portiamo a casa. Almeno no, non faccio 100.000 euro di danno, va bene così. Tiriamo su ste reti e ci siamo. Intanto come va la situazione qui? Gli operai ci danno sotto, sto tizio è stanco, mettiamolo un po' a riposo. Gli diamo da mangiare e ci mettiamo a Emma nello stoccaggio. Perfetto. C'avevo uno che era stanco, quindi lo mettiamo a riposo. Continuiamo a caricare, quindi. Sì, abbiamo debito qua, sì. È tutto così il gioco? No, no, ci sono molte barche, ci sono anche molti metodi di pesca. Ci sono tanti altri metodi di pesca. Questo però è chiaramente uno di quelli che paga meglio, no? Al momento, almeno per me. Sì, no, meglio non rompere la rete perché 100.000 euro a rete sono tanti. Soprattutto visto che abbiamo 2 milioni di debito, mi pare. Difatti mo, boh, vediamo se posso tipo ripagare un po' di debito, non lo so. Perché mo tanto dobbiamo andare a vendere, non è che... ovviamente sto pesce che abbiamo nella stiva va venduto. Ok, ci siamo. Ancora un po'. Ok. Tira su. Guarda quanto bel pesce! Ce l'abbiamo fatta. Allora, quanta... 77 tonnellate! Abbiamo pescato 19 tonnellate e mezzo. Benissimo, abbiamo pescato benissimo. Possiamo togliere adesso questi. Ok. Allora, che cosa abbiamo pescato nello specifico? Ah, facciamo passare un po' di tempo, va, così capisco che cacchio abbiamo preso. Facciamo passare un 6 ore. Vediamo, qualcuno è stanco? No, non sono ancora stanchi. Quindi facciamo volare un altro po' di tempo, raga. Facciamo passare altre 4 ore. Emma si è già stancata. Ammazza, è pesante il lavoro nello stoccaggio. Già, mettiamoci Thomas. Abbiamo finito di... Insomma, finalmente possiamo vendere tutto il pesce. Alleluia. Vuoi vendere? Sì. 431.000 euro. Vai, 431, vendi tutto. Abbiamo 1.168.000, però dobbiamo ripagare il debito con la banca. Abbiamo 1.680.000 di debito. Praticamente altre due pescate e mi ripago sto debito. Altre due carichi e sì, e mi ripago il debito con due carichi. Cioè, già con uno me lo ripago, meglio due. Meglio fare due carichi e poi ripaghiamo il debito. Di sicuro. Va bene, allora, per quanto riguarda YouTube direi che concludo qui la registrazione, perché comunque il tempo vola via. Quindi per chi guarda su YouTube finisce qua. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo ancora una volta che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni tranne il lunedì nel pomeriggio. Link in descrizione. Ciao, alla prossima, ragazzi.